Vediamo ora cosa accade a noi producers, DJ e musicisti in genere. Nel nostro campo Apple questa volta ha fatto di tutto per creare più problemi possibile. I DJ hanno, a causa della fine di iTunes, perso tutte le librerie e la catalogazione XML che potevano importare nei software di mix, rendendo di fatto impossibile il loro lavoro con i vari Traktor e altri controller. Per l'utenza standard sarà un dramma poter sincronizzare il proprio iPhone con iOS 13 installato e i sistemi precedenti, quindi a Catalina. Di fatto è ora impossibile gestire iOS 13 con i vecchi sistemi operativi. Per i producer si stanno avverando parecchi incubi. Il primo di tutti è l'abbandono di tantissime schede audio, non obsolete per quello che fanno, ma forzatamente obsolete perché la maggior parte dei driver erano scritti a 32 bit. Difficilmente potremo quindi usarle a meno che le case di produzione riprogrammino i driver da zero, cosa a volte impossibile da farsi sui vecchi modelli di schede, costringendo gli utenti ad acquistarne di nuove. La buona notizia è che i più importanti marchi come RME, Presonus o Focusrite hanno già pronti driver nuovi per poter continuare ad utilizzare le loro schede. Le DAW avranno grossi problemi ora come nel prossimo futuro, non tanto per la forzata riscrittura a 64 bit in Object-C imposta da Apple, quanto per problemi di protezione. Infatti il nodo cruciale di tutta la diatriba è legato proprio al conflitto tra sistema e chiavi software di protezione. Ma perché? Come spiegato prima, spesso le protezioni di criptazione interna dei software, soprattutto dei plugin che impediscono agli hacker di craccarli, si comportano in background esattamente come fanno i malware o i virus. Infatti un software di protezione elabora, cripta e richiama autorizzazioni interne alla DAW o al plugin senza che l'utente ne sia a conoscenza, esattamente come fa un virus. Il sistema operativo Catalina non è in grado di distinguere le due cose e quindi crasha l'applicativo. Per poter aggirare il problema, Apple costringe quindi gli sviluppatori ad allentare la guardia, rendendo di fatto craccabili tutte le loro applicazioni, viste ora prive di protezioni avanzate. Non a caso tutte le app dello store Apple sono più semplici da craccare rispetto a quelle non presenti nello store. L'impatto con questo scoglio, come abbiamo visto, di fatto è devastante e molti degli sviluppatori stanno cercando di capire come affrontare il problema, che sembra non voler essere sindacato da Apple. Al momento Apple sembra aver capito che la restrizione è forse più dannosa dei benefici e quindi fino al prossimo gennaio, periodo in cui vorrà o dovrà decidere se le restrizioni vadano applicate o meno, vedremo aggiornamenti per Catalina che potrebbero non funzionare dopo quella data. Non è ancora chiaro quali siano le vere intenzioni di Apple o se intenda mascherare dietro un velo di sicurezza spasmodica la vera intenzione di creare o far creare applicazioni adatte solo al proprio store privato, come accade oggi per iOS. Ovviamente lo scopo dell'azienda è fare profitto, ma spesso la ricerca ossessiva di questo obiettivo ha portato ad un default inevitabile. La cosa buffa è che ad Apple è già capitato, ma stavolta manca un Jobs in grado di vedere la luce in fondo al tunnel nel quale si sta cacciando. Facendo un'analisi approssimativa di quello che sta succedendo sul mercato, e in particolar modo faccio riferimento al nuovo super costoso Mac Pro, Apple si potrebbe trovare, grazie a Catalina, in un mercato vuoto, privo di software audio, plugin e programmi di grafica che non appoggeranno questo sistema nei termini in cui è concepito. Di conseguenza Apple non riuscirà a vendere proprio l'utenza Pro, l'unica in grado di poterlo acquistare. Perché dovrei acquistare un Mac Pro da più di 6.000 euro sapendo già che i software che uso per lavorare non ci saranno più o non gireranno più? Questa è la domanda che si fanno gli utenti, ma soprattutto è la domanda che dovrebbe farsi Apple. Le soluzioni possono essere diverse, purtroppo non sono in grado di influenzare la linea aziendale della mela iridata. Opzione 1, visto che non è la prima volta che fanno passi indietro, potrebbero lasciare Catalina come è ora, senza troppe protezioni, con il sistema blindato ma che consenta ad alcuni di far girare in background le protezioni. Questo è sì come lasciare una porta aperta ai virus, ma almeno il sistema è salvo. Opzione 2, permettere l'installazione di Mojave sulle nuove macchine, lasciando quindi agli utenti Pro una strada percorribile per l'uso delle proprie applicazioni. Punto 3, creare un sistema di protezione proprio, come per iLock, vendibile agli sviluppatori così in grado di proteggere al meglio le loro apps. Ma comunque
sono tutte ipotesi che stanno balenando nella mente degli sviluppatori in questo periodo. Il mio consiglio alla data di oggi è quello di non fare l'update, soprattutto se si sta lavorando con il computer su cui intendiamo farlo. La curiosità spesso è donna, ma anche noi audio recorders non siamo da meno. Se proprio volessimo installarlo, c'è un modo per stare tranquilli e testare tutto prima di procedere ad un update sul computer di lavoro. Il sistema quindi è quello di installarlo su un hard disk esterno, come ho fatto io in questo momento. Diamo un'occhiata ai software che effettivamente girano attualmente sotto Catalina senza troppi problemi. Nel caso del tutorial che sto utilizzando, Camtasia funziona perfettamente e quindi mi permette di registrarlo. Come abbiamo detto, funzionano benissimo i driver di Presonus, quelli di RME. In questo caso, infatti, riconosce la mia scheda audio senza problemi. Andiamo a lanciare Studio One. Eccolo qui. In questo momento lo sto utilizzando per registrare la voce del tutorial e possiamo già verificare come tutti i plugin di PSP, ad esempio, prendiamone uno a caso, funzionino perfettamente. Anche le autorizzazioni sono state riconosciute senza problemi. Stesso discorso per ovviamente i plugin di Presonus che sono integrati in Studio One e quelli anche di Plugin Alliance che mi permettono di caricare tutte le istanze che sono nel mio account di Plugin Alliance senza problemi. Andiamo avanti e notiamo come anche Native Instruments effettivamente funzioni e possiamo caricare i nostri effetti preferiti di Complete, ad esempio, come anche i plugin riguardanti VST Instruments. Nel nostro caso, andando sotto Instruments, possiamo appunto caricare tranquillamente Battery, che funziona perfettamente, come anche Contact, che riconosce ovviamente le librerie installate. Stesso discorso per Massive, Reactor e Machine. Riguardo sempre VST Instruments, abbiamo Pianotech, che funziona perfettamente, almeno questi sono quelli che ho installato in questi giorni. I FAB filter funzionano tutti, sia gli instruments sia i plugin audio, come ad esempio il Pro Q3 che utilizzo tantissimo, e i plugin di Arturia funzionano, ma ho dovuto installarli dagli installer separati perché il software di Arturia, chiamato appunto Arturia Software Center, non mi permette l'installazione diretta dal software center. Per caricarli sarà necessario entrare nell'applicativo e scegliere il download diretto per poi procedere all'installazione in maniera separata. Per il resto funzionano perfettamente una volta installati. Ultimo ma non ultimo, Dictive Drums, che utilizzo praticamente sempre, quindi viene caricato con tutte le sue librerie e ovviamente anche Addictive Keys. Al momento soltanto alcuni plugin, quindi alcune software house, mostrano problemi di caricamento all'interno di Studio One, come anche nelle altre DAW. Studio One, come vediamo, è perfettamente compatibile, stabile, assolutamente integrato con OS X Catalina già dalle versioni beta di questo sistema operativo. Un altro software che ho testato e che utilizzerò poi nei prossimi video è DSP4 di Stefano Daino, anch'esso perfettamente funzionante sotto Catalina. DSP4, ricordo che legge soltanto i plugin audio unit esterni, per cui posso caricarli in maniera esterna all'interno dell'applicativo. Sto ancora testando gli altri software, già so che ci sono problemi con Cubase e Pro Tools, quindi ancora non li ho installati, lo farò presto. Per il momento è tutto. Quello, come vi dicevo, che vi consiglio è di non installare questo aggiornamento. Se vi trovate ad utilizzare Mojave, continuate a lavorare con questo sistema operativo che funziona molto bene già con tutti i software DAW e con tutti i plugin. Sarà mia premura comunque tenervi aggiornati sugli update di questo sistema operativo e delle applicazioni che inizieranno a girare in maniera corretta, affinché in un prossimo futuro si possa effettivamente trovare un accordo tra sviluppatori e Apple. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio lavoro di diffusione attraverso Patreon. Trovate il link sempre sotto nella descrizione. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.